Ho sempre cercato di nascondere la mia dipendenza alla mia famiglia. Le prime volte che ho usato la sostanza non aveva effetti tali perché i miei se ne accorgessero, tanto da riuscire a gestire la cosa per molto tempo, arrivando, posso dire, ad avere due vite. Fingevo in famiglia e mi sballavo con gli amici. Tra me e loro c'era un muro che pensavo li proteggesse e mi proteggesse dalle bugie. Pensavo seriamente che la cosa potesse durare a lungo, fino a quando non è arrivato quel giorno in cui tutto è stato scoperto. È stato come un fulmine a ciel sereno per i miei. Un malore improvviso ha svelato loro quello che due genitori non vorrebbero mai sapere. Da quel momento in poi la mia famiglia ha iniziato una lotta angosciosa e disperata per tentare di correre ai ripari. Mentre loro ci cercavano di aiutarmi, li ho ingannati per la seconda volta con false promesse. Li ho coinvolti dentro la mia dipendenza. Mi sono fatta compatire per ottenere denaro. Ho minacciato, ho spaventato, ho manipolato la realtà, modificandola a mio piacimento. Se non mi aiuti, vado a rubare e finisco in carcere. Quante volte l'ho detto? Ho colpevolizzato i miei cari, perché pensavo che non mi avessero saputa aiutare abbastanza. Loro sono arrivati al punto di litigare, colpevolizzarsi a vicenda, tutto a causa mia. Dopo vari fallimenti sono diventata una parassita, arrivando a rubare a casa loro, dei miei genitori, a vivere sulle loro spalle. La rottura è stata inevitabile. Solo lì ho capito che mi sarei dovuta allontanare per aiutare me stessa, per aiutare loro. Ora che ho intrapreso un cammino di cura, mi rendo conto di quanto li abbia fatti soffrire, di quanti problemi abbia causato loro. Non mi arrendo, credo in me stessa, credo in quello che sto facendo per ricominciare. Sto ripartendo dalle piccole cose, da quello che mi fa stare bene, riscoprendo il valore di queste piccole cose quotidiane. Sarà dura recuperare la fiducia dei miei genitori, lo so. Intanto però sono orgogliosa dei piccoli passi che faccio ogni giorno per far star bene me stessa e che, sono sicura, faranno stare meglio anche la mia famiglia.